Via Gluck, via San Martini, viale Brianza. Circa le 17.30 di ieri sera, una manciata di minuti e le vie limitrofe alla stazione centrale di Milano diventano un teatro dell'orrore. Abraham Rasi, 23 anni, origini marocchine, irregolare, un precedente per furto il mese scorso, è l'uomo che ha rapinato 5 donne e ferito con un coltello 6 persone. Una scia di terrore che si consuma in 500 metri. La prima vittima è una 38enne italiana, le ruba il cellulare. Il secondo colpo, poche decine di metri più avanti, una 58enne di El Salvador. Per la prima volta usa il coltello ferendola a una mano, le ruba il telefonino e una tessera dei mezzi pubblici. Poi è la volta di una 34enne spagnola colpita con un pugno in faccia. Anche a lei ruba il cellulare e 20 euro. Ma è su un'italiana di 23 anni che si scatena la sua furia, si avventa su di lei, cerca di strapparle la borsetta, la ferisce al collo e poi raggiunge con una coltellata al fianco il fidanzato che interviene. Riuscirà a portare via il portafogli e le carte di credito della giovane. E ho visto che c'era tantissimo sangue e c'era una persona effettivamente a terra, appena fuori dal bar, che c'erano i paramedici che la stavano assistendo con flebo e tutto. Il signor Carlo, 68 anni, sta uscendo in quel momento da un portone di fronte, prova a fermare l'uomo ma viene ferito alla spalla, perde molto sangue, sviene, cade battendo la testa. È il ferito più grave, sarà trasferito in codice rosso al Niguarda. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Accorre anche il cliente di un bar poco distante, una coltellata al braccio gli impedisce di aiutare le vittime e fermare quella follia. Io sono uscito perché il mio amico Carlo era ferito, mi ha chiesto di chiamare un attimo l'ambulanza, ho chiamato l'ambulanza. Soltanto il ferito in terra e basta, perché abbiamo sentito gli urli, quando ci siamo affacciati c'era solo il ferito. Intanto scatta l'allarme, arrivano mezzi di soccorso e forze dell'ordine, ma l'uomo non si ferma, scappa e durante la fuga cerca di rapinare una 44enne, colpo sventato da due agenti in motocicletta. Viene accompagnato in ospedale in codice verde e poi sarà trasferito a San Vittore. Era sporco del sangue delle vittime che ha incontrato lungo il suo percorso, in tasca il bottino delle rapine, al polso un braccialetto ospedaliero, dettaglio che aiuterà a ricostruire la storia e gli eventuali recenti ricoveri.